Ivan, Selene e Luigi sono loro le vittime del drammatico incidente che si è consumato ieri sera attorno alle 20 lungo la strada provinciale 28 nei pressi della fratta di Cortona. Un violento schianto di un pulmino contro un albero. Il van attrezzato per il trasporto disabili è infatti sbandato ed è andato a finire contro due alberi rimanendo incastrato. Degli 8 occupanti del mezzo, 3 sono morti, 2 sul colpo e 1 poco più tardi. Si tratta di 2 uomini di 45 anni e una donna di 43. Altre 3 persone invece sono rimaste ferite, 2 delle quali in gravissime condizioni. I passeggeri del pulmino, tutti disabili, erano ospiti della struttura Ville Mimose, dove erano di ritorno dopo una gita in Valdichiana, stavano infatti tornando da un corso di ballo. Il pulmino era guidato da una quarantenne, un'operatrice sociosanitaria. La donna avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Tra le cause dell'incidente, forse la pioggia incessante della giornata, che non ha permesso nemmeno al Pegaso di alzarsi in volo. I feriti più gravi sono stati trasportati così con le ambulanze del 118 all'ospedale delle Scotte di Siena. Si trovano da questa notte ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Un terzo invece è stato portato al San Donato di Arezzo. Sul posto, oltre al personale sanitario dell'emergenza urgenza e i carabinieri di Cortona, anche i vigili del fuoco, che hanno avuto non poche difficoltà a liberare i corpi dalle lamiere contorte del van. A seguito dell'episodio è stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Arezzo, che cercherà adesso di accertare eventuali responsabilità.